Shall I steal and cheat and beg you from her knees? Make you think she means it this time. She'll tear a hole in you, the one you can't repay. But I still love her, I don't really care. Continua il viaggio di 8 Channel tra i borghi più belli della Campania. Questa volta siamo a Monte Calvo Irpino, alla scoperta di fede, tradizioni e prodotti tipici del posto. When we were young, oh, we did enough. When it got cold, ooh, we bundled up. I can't be told, I can't be done. Siamo adesso all'interno del Palazzo Ducale di Monte Calvo Irpino in compagnia del sindaco. Sindaco, abbiamo visto entrando una mostra fotografica che raffigura gli ultimi abitanti di una zona ormai disabitata da circa 30 anni. Sì, è una mostra sul Trappeto, è una zona caratteristica di Monte Calvo. Sorge su un costone, è stata popolata già in epoca preistorica, però nel 1600 c'è un'implementazione di popolazione a causa della peste che colpì uno dei feudi di Monte Calvo, il feudo di Corsano, che portò gli abitanti a trasferirsi lungo questi costoni. Gli abitanti all'epoca sfruttarono delle cavità già scavate nella roccia, utilizzate fin da epoca preistorica, e costruirono delle superfetazioni in muratura e abitavano all'interno di queste abitazioni. Sostanzialmente è rilevante perché è una testimonianza che partendo appunto dall'epoca preistorica ci riporta fino a un trentennio fa, quando a causa dei terremoti furono totalmente abbandonati. Un paese ricco di storia, ricco anche di reperti. Sì, Monte Calvo diciamo che è stato avvantaggiato fin dai tempi più remoti per la sua posizione geografica, e infatti la cittadina sorge su uno dei più bassi valichi appenninici che permettevano sin dall'antichità il transito delle merci, degli uomini e degli animali dai due litorali, da quello tirrenico a quello adriatico. Quindi è stato un luogo eletto per gli scambi commerciali. Ne sono testimonianza varie necropoli che sono state rinvenute anche nei territori limitrofi, e abbiamo testimonianze storiche che partendo dal periodo preistorico ci portano passando per l'epoca sannitica, il periodo romano, ci portano fino al Medioevo. Una caratteristica di questo periodo, del periodo medievale, è proprio la struttura in cui ci troviamo adesso, che sorge sostanzialmente intorno all'undicesimo secolo con la sua torre centrale, per poi svilupparsi fino al 1700 con varie costruzioni che si spingono fino a Via Dietrocorte. Quante le strutture storiche di Monte Calvo, quali le più importanti? Ma sicuramente il Castello Ducale, dove ci troviamo oggi, le varie chiese, ma soprattutto direi l'ospedale di Santa Caterina, un ospedale crociato. Sostanzialmente si tratta di un monastero che accoglieva i pellegrini che durante il pellegrinaggio sulla via Francigena per recarsi in Terra Santa venivano a ristorarsi presso i monaci che appunto gestivano questo monastero. È un'opera importante perché è uno dei pochi monasteri e uno dei pochi ostelli dell'epoca che esistono nel centro Italia, centro sud Italia. Dunque Monte Calvo attraversato dalla famosa via Francigena. Sì, nel 109 d.C. Traiano realizzò la via Traiana per l'appunto per creare un passo più agevole verso i porti della Terra Santa, e successivamente nel Medioevo questo percorso della via Traiana, abbandonato nei periodi precedenti, fu ripreso dai pellegrini proprio per la facilità con la quale si raggiungevano i porti, che il porto di Brindisi sostanzialmente, da cui si imbarcava per la Terra Santa. È proprio qui dove oggi sorge il museo. Il 29 settembre del 1710 nacque San Pompilio Maria Pirrotti. Ci può spiegare, Don Teodoro, un po' la storia di questa struttura, perché è stata anche distrutta dal terremoto? Dal terremoto del 1930. Siamo su quello che rimane del Palazzo Pirrotti. Nel 34, dopo il terremoto del 30, fu realizzata questa cappella, e il comune, la popolazione, proprio per ricordare l'impegno scolastico di San Pompilio, realizzò nella parte restante del palazzo semidistrutto
una moderna scuola dell'infanzia. Per allora era una moderna scuola con aule didattiche, con saloni, con teatri, eccetera. San Bombilio è un santo del 1700, conosciuto non soltanto qui a Montecalvo, dove è nato il 29 settembre del 1710, ma anche a Campi Salentina, dove è morto a 56 anni nel 1766, il 15 luglio, ma anche in Italia e nel mondo. Ha una devozione particolare soprattutto in Spagna, in Argentina, nei luoghi dove maggiormente gli scolopi, il suo ordine religioso, ancora oggi hanno le loro strutture. Nell'altra parte del palazzo invece è stato realizzato 16 anni fa un museo che raccoglie gli oggetti della religiosità montecalvese e tutto ciò che rimane di San Bombilio e della sua famiglia. Un attaccamento particolare chiaramente al santo di Montecalvo. Quest'anno sono trascorsi 250 anni dalla sua morte. Sì, sono quegli anniversari che servono a rafforzare il rapporto con le persone che in questa occasione vengono celebrate. 250 anni alla morte significa ritornare con la mente lì dove tutto ebbe inizio, cioè qui a Montecalvo. Anche se è una realtà, il 250esimo della morte, che riguarda soprattutto il luogo della morte, Campi Salentina, però noi abbiamo dato quest'anno una grande importanza proprio ai luoghi natali. Qui si è formato, oltre a ricevere qui il battesimo, la cresima, qui tante volte è ritornato per la celebrazione della Santa Messa, per incontrare i parenti. Da qui iniziò l'ultimo viaggio che lo portò a Campi Salentina dove dopo un anno trovò la morte. Quindi lui è molto legato ai luoghi pompiliani e sentiamo ancora oggi presente la sua persona, una presenza fatta di sostegno spirituale, di aiuto nel corpo e nello spirito. Siamo nella chiesa madre di Montecalvo Irpino, la chiesa di Santa Maria Maggiore, qui dove è custodita una statua della Madonna importantissima. Perché? È una statua che apparteneva alla famiglia di San Bombilio Maria Pirrotti. Conosciamo la sua esistenza sin dalla fine del 1500, era custodita in una cappella domestica, una cappella di campagna della famiglia. Dopo un terribile terremoto del 1702, la statua danneggiata fu portata in casa e lì custodita tra le cose antiche della famiglia. La particolarità di questa statua qual è? Innanzitutto una profezia legata a San Bombilio che quando aveva 12 anni, vedendo questa immagine abbandonata, la fa vedere alla madre e le dice tienila in alta considerazione perché un giorno questa immagine sarà venerata con culto pubblico. Poi la statua scompare, viene murata forse tra le mura della casa e 16 anni fa, nel 2001, fu rinvenuta durante i lavori di ristrutturazione del palazzo. E durante le fasi del restauro, difficilissimo, il restauratore notò nell'occhio destro della Madonna una piccola macchia riconducibile all'immagine, all'idea di un teschio in quanto alla spiritualità di San Bombilio indica il legame forte che aveva San Bombilio con l'aldilà e con le anime dei trapassati. Difatti sappiamo dalla storia che lui aveva dialogo con i teschi e con le ossa dei defunti. She'll lie a stealing sheep.
and beg you from her knees. Make you think she means it this time. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't really care. Il nostro viaggio alla scoperta di Monte Calvo Irpino continua. Siamo in compagnia del vice sindaco del comune, Francesco Pepe, delegato anche al marketing del territorio. Un territorio che offre anche una fiera importantissima, ormai che prosegue da anni, la Fiera di Santa Caterina. Sì. Sì, diciamo che la Fiera di Santa Caterina è una fiera millenaria, una delle fiere più antiche di cui si abbia conoscenza nella nostra zona, e affonda le sue radici nel Medioevo, quando i Cavalieri di Malta introdussero a Monte Calvo il culto di Santa Caterina d'Alessandria. I Cavalieri di Malta che costruirono, anche edificarono a Monte Calvo un ospedale di cui vi ha parlato prima il sindaco, che appunto era deputato ad accogliere i pellegrini che si recavano presso la Terra Santa. Il culto di Santa Caterina, che cade il 25 novembre ed è più o meno concomitante alla chiusura della stagione agricola dell'epoca. E quindi questa concomitanza fece sì che i montecalvesi del tempo decisero di introdurre questa fiera per uno scambio, una vendita dei prodotti agricoli derivanti dall'agricoltura, del bestiame e tutto quanto circolava intorno all'economia del posto. Oggi, con il tempo, diciamo che questa funzione è venuta un po' meno, perché ovviamente il paese non è più un paese prettamente agricolo, ma si è sviluppato un mercato diverso, quindi diciamo che il mercato di oggi è un mercato vario, di prodotti vari, però ultimamente stiamo cercando di riproporre ancora e di esaltare i prodotti tipici del posto, come abbiamo fatto ad esempio quest'anno, offrendo alle attività di Monte Calvo la possibilità di esporre e di vendere i loro prodotti in delle casette di legno che l'amministrazione ha messo a disposizione loro gratuitamente. Quindi, quali sono i prodotti tipici? Allora, i prodotti tipici di Monte Calvo sono sicuramente il pane, che è un'eccellenza, diciamo, conosciuto in tutta Italia e che crea a Monte Calvo una buona fonte di economia. E i derivati del grano, quindi abbiamo il piatto tipico, che sono i cicatielli, l'olio, perché è una zona anche molto ricca di uliveti, quindi diciamo che c'è ancora un legame forte con l'agricoltura che si sta cercando di riproporre negli ultimi anni. E Monte Calvo Irpino è anche la città del pane. Non a caso questa pietra simboleggia un qualcosa di davvero particolare. Cosa? Sì, certo, questa pietra, la secoma, è un'antica pietra utilizzata come unità di misura per i cereali e soprattutto il grano. Bastava infatti riempire queste cavità e misurare i volumi di cereali e grano. Questa contiene sia l'unità di misura principale che i sottomulti. Dalla più grande alla più piccola. Sì, dalla più grande alla più piccola, esattamente. È una pietra antichissima, di che anno? Sì, diciamo che c'è una diatriba tra gli storici locali. Alcuni ritengono che sia di epoca ellenistica, altri la datano nel XVI secolo. Thank you.
pasta e pancetta, ingredienti fondamentali per un piatto tipico montecalvese. Siamo in compagnia dello chef De Cillis. Chef, cosa ci ha preparato di tipico? Salve, un saluto a tutti. Abbiamo preparato due piatti tipici della nostra tradizione, che i nostri avventori potrebbero trovare magari venendosi a fare un giro nella Bella Irpinia. Abbiamo preparato questa pasta con broccoli e scardella. È un piatto antico che si cuoceva la pasta dove si era cotto i broccoli, l'acqua della cottura dei broccoli, quindi per dare più sapore, diciamo, e per risparmiare anche l'acqua allora. So che la pasta ha una particolarità, perché a chilometro zero anche il grano è di Montecalvo. Sì, diciamo, si è voluto riprendere con dei ragazzi di Montecalvo questa bellissima iniziativa, un grano antico, quindi con belle proprietà di proteine, di glutine, e quindi diciamo questo senatore Cappelli, che diciamo adesso se ne sente anche molto parlare, viene fatto a chilometro zero e siamo molto orgogliosi di questa pasta. Allora, per riepilogare per i nostri amici a casa, se vengono a Montecalvo cosa potranno assaggiare di buono? Chiaramente qui nei piatti c'è la tradizione di questo posto, però sono piatti anche rivisitati. Sì, diciamo che noi dalla versione antica, diciamo, di questo broccoli e scardella, che veniva cotta tutto insieme e quindi veniva servita tutto insieme, noi abbiamo estrapolato un poco, diciamo, le cotture, quindi abbiamo fatto una cottura dei broccoli formando una crema, e la pancetta, che veniva soffritta e poi aggiunta a questo piatto, l'abbiamo, diciamo, tagliata molto sottile e fatta caramellare nel forno, quindi vengono assemblate in modo un po' più innovativo, moderno. Invece dall'altra parte abbiamo una minestra e fagioli, che ugualmente noi abbiamo rivisitato, quindi abbiamo, diciamo, usato i fagioli come base a specchio per una crema e le verdure saltate, e quindi abbiamo creato questo duetto bello anche di colori e di sapori. Verdura che potrà essere certamente accompagnata dal pane di Montecalvo, famosissimo ormai. Anche questo è un prodotto delle nostre eccellenze. Siamo molto fieri di questo pane, che riporta ancora dei sapori antichi in questa modernità di oggi, e siamo molto orgogliosi. Dunque, il nostro viaggio tra la fede, la cultura e le bellezze anche gastronomiche, se vogliamo, di Montecalvo Irpino si è concluso. A me non resta che salutarvi e invitarvi chiaramente a visitare questo luogo pieno di sorprese. Sì, vi aspettiamo numerosi, speriamo. Lying, stealing cheap, and beg you from her knees, make you think she means it this time. She'll tear a hole in you, the one you can't repair, but I still love her.